Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi mostro come poter riutilizzare le bustine del tè oppure delle tisane. Prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi ricordo di iscrivermi e di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook e Instagram. E ora iniziamo subito. Il primo utilizzo che si può fare con le bustine è semplicissimo. Basta aprirle e metterne insieme un po', chiuderle con una pinza o una molletta e utilizzarle come una sorta di blocchetto, block notice. Li potete utilizzare per scrivere qualche appunto oppure, come in questo caso, la lista della spesa. Un'altra idea è quella di realizzare, sempre con le bustine chiuse, come vedete, realizzare dei coni piegandoli tutti allo stesso modo e chiudendo il lavoro utilizzando una pinzatrice. Quindi chiudiamo con una graffa, ne realizziamo un po' e li incolliamo insieme. Io li ho incollati utilizzando un cerchio di cartone e questo può essere utilizzato come decorazione per una foto oppure anche come una sorta di centrino, centrotavola. Per il mio terzo progetto ho utilizzato la scatola di cartone che conteneva proprio del tè. Ho ottenuto 3 rettangoli. Vi scrivo qui le misure, ma le vedrete poi riportate anche nell'info box. Nella parte centrale ho messo del nastro biadesivo che mi servirà poi per incollare le bustine. Ho unito i 3 pezzi su del nastro sempre biadesivo. Ho piegato il tutto. E ho utilizzato il nastro biadesivo che ho messo prima per rivestire il mio cartoncino. Ho inserito al centro le mie bustine. Ed ora lo vado a utilizzare come portatessere. Ho poi messo un cordoncino e un bottone come chiusura. Ed ecco qui l'ultima idea. Si possono utilizzare le bustine per inserire dei piccoli oggetti come bottoni, spilli, oppure si possono anche utilizzare come confezione regalo, diciamo. Quindi si possono aprire, andiamo poi a incollarli al contrario in modo da non far vedere le scritte. Io ho utilizzato la colla a caldo per farlo, ma va benissimo anche una colla stick. Ho inserito il mio regalo e dopodiché si può procedere a decorare la busta. Io in questo caso ho utilizzato solo del nastrino, ma volendo si possono anche utilizzare dei timbrini. Ecco qui tutti i miei 4 progetti. Fatemi sapere con un commento qui sotto qual è il vostro preferito. Vi ricordo e vi prego di condividere il video se vi è piaciuto e se vi è stato utile, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanella. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!